me sembrerebbe molto importante poi dirti un'altra cosa. Questa dialettica che c'è sempre più dentro di me, man mano che vado avanti, tra la mente e il cervello. Non teci proprio nel senso, noi diciamo, medico-psicologico. Perché io credo che tra mente e cervello, questi due termini, sono riuscito piano piano a convincermi di questo, da soli non sono affatto sufficienti, perché presuppongono una condizione sine qua non, la passione per l'esistenza. Dire mente, con tutto quello che comporta, siamo in ambito tipico qui, no? Cognitivismo anche. Dire cervello, e quindi tutto quello che è la neurobiologia, sì, va bene, d'accordo, sono i due, come dire, i due spartiti, i due versanti della montagna, ma questi due versanti possono essere visti contemporaneamente solo dalla passione dell'esistere, la passione dell'esistere, dell'esistenza, che proprio come passio, come passione, è contemporaneamente qualche cosa che travolge quello che tu investi, certo, la libido di Freud in un certo, certo, qual modo, da un lato, ma nello stesso tempo qualche cosa che patisci, no? La passione ti investe, e quindi c'è contemporaneamente in te il vento che viene dall'est e il vento che viene dall'ovest, vuol dire c'è un conflitto continuo di correnti, e le correnti d'aria, secondo me, portano sempre quando si scontrano, portano sempre verso l'alto o verso il basso se danno dei cicloni. Allora, grazie a Dio, per ora ancora non siamo.